Sulla felicità è una poesia di Eugenio Montale. Si parte da questo presupposto, che secondo Montale noi uomini non possiamo essere felici. Non possiamo essere felici essenzialmente. La sua visione della vita, del mondo, il suo pensiero è che l'uomo sostanzialmente non riesce ad essere felice, non ha dei punti di riferimento. Non ci sono delle certezze soprattutto, ecco. E questo lo si vede anche in questa poesia. Allora dice: vedo un uccello fermo sulla grondaia. Ecco, questo uccello di cui poi dopo si dice non sappiamo neanche che tipo di uccello è precisamente, è lì fermo sulla grondaia, sul punto di volare, ma fermo. E poi è sulla grondaia che non ha una base certa, solida. Può sembrare un piccione. Tutto quello che vediamo è ingannevole e pertanto può sembrare qualcosa che non è. E infatti questo uccello sembra un piccione, ma è più snello di un piccione. È un po' di ciuffo. O forse è il vento. O forse è il vento che cosa? Forse è il vento quell'uccello? Oppure forse è il vento la felicità? Anche questo non si capisce molto bene. Chi può saperlo? Sulla realtà Montale non ha delle certezze da trasmettere, ma solamente dei dubbi. I vetri sono chiusi, come dire appunto che la felicità forse è fuori, forse è il vento la felicità, dicevamo, potrebbe anche esserci questa interpretazione, ma comunque è fuori, i vetri sono chiusi e quindi non è possibile conoscerla. Notiamo anche la pausa forte data dal punto fermo che ribadisce il concetto, perché il punto fermo chiude. Così come i vetri sono chiusi, chiude alla esperienza della felicità. Non possiamo farla questa esperienza. Se lo vedi anche tu, anche la posizione della congiunzione ipotetica sottolinea l'incertezza della situazione. Se lo vedi anche tu, questo uccello, quando ti svegliano i fuoribordo, quando senti i motori dei motoscafi, molto, i fuoribordo sono molto potenti e quindi questo rombo ti sveglia. Questo è tutto quanto ci è dato sapere sulla felicità, che è ben poco, quindi solo vedere questo uccello, ma fuori, lontano da noi. A questo punto c'è una pausa. La pausa forse ci vuole suggerire di pensarci un attimo, di riflettere un attimo su questo, cioè sul fatto che non possiamo comprendere fino in fondo la felicità. Ha un prezzo troppo alto, la felicità forse ci chiede enormi sacrifici. Non fa per noi, cioè non fa per noi uomini. E chi l'ha non sa che farsene. Forse c'è qualcuno che è felice, può darsi, ma chi possiede la felicità non sa neanche apprezzarla. E notiamo, sottolineiamo anche il fatto che le negazioni sono ripetute. Non fa per noi, non sa che farsene. Questo rimanda ad altre poesie di Montale. In particolar modo la poesia Spesso il male di vivere ho incontrato, dove ci sono moltissime negazioni. Oppure un'altra poesia è Non chiederci la parola, che squadra da ogni lato. Un'altra poesia in cui sono presenti tantissime negazioni. Osserviamo la denotazione e la connotazione in questa poesia. Uccello sulla grondaia è un volatile posato sull'orlo di un tetto. Ma la connotazione ci dice che l'immagine raffigura quello che si invola, quello che vola troppo rapidamente, che non ha una base certa, non ha un solido ancoraggio. Oppure può sembrare, cioè sul vocabolario possiamo tradurlo o meglio parafrasarlo così, può assomigliare. Ma la connotazione ci dice che ciò che si vede non è la verità, è solo una parvenza della verità. Cioè può sembrare un piccione questo uccello, ma non lo è. Come dire, è tutto ingannevole. È tutto un inganno. Poi, chi può saperlo? Questa espressione, chi può conoscere ciò? Certo. Però questa espressione, come abbiamo già sottolineato, sottolinea il dubbio, sottolinea l'incertezza. I vetri chiusi vuol dire che le finestre sono chiuse. Ma dietro questa denotazione ci sono forti significati. Cioè il fatto che non possiamo afferrare il senso delle cose e poi anche il fatto che noi siamo chiusi dentro, quindi siamo come prigionieri. Poi
la frase, il periodo seguente inizia con il se, e il se è proprio una congiunzione che esprime incertezza, ipotesi, quindi la vita è fatta di ipotesi, ma non di realtà che tutti possono riconoscere, riconoscibili da tutti, perché tutti noi possiamo fare delle ipotesi e queste ipotesi sono soggettive, non c'è un'oggettività. Da questa poesia possiamo capire questo. Montale è poeta, uno dei poeti più significativi della poesia del Novecento. Nella poesia del Novecento, come in genere nella cultura del Novecento, non abbiamo dei punti di riferimento. Poi, la felicità, la gioia, l'allegria, eccetera. Ma per Montale, la felicità è un desiderio vano, è una meta irraggiungibile, non si può raggiungere. Il non, la negazione, però per Montale questa insistenza sui non, abbiamo già detto, è proprio qualcosa che esprime il suo pessimismo di fondo, che la vita è una cosa negativa, non è una cosa positiva. Poi noi, il pronome personale, non fa per noi uomini, eccetera, ma è chiaro che questo noi, sta come a dire, guardate che questa mancanza di certezze non riguarda solo me, Eugenio Montale, ma riguarda tutti quanti gli uomini, non fa per noi la felicità. Cioè vuol dire non fa per tutti quanti gli uomini, insomma. È una cosa, un'esperienza individuale, ma anche un'esperienza universale di tutti quanti gli uomini. Possiamo ampliare il nostro messaggio tutta quanta l'umanità, all'umanità intera. Il poeta in questa poesia continua a cambiare soggetto proprio per questo motivo. Cioè, perché la felicità è un'esperienza fuggevole, che non è definitiva. Cioè, continua a cambiare anche punto di vista. All'inizio della poesia c'è l'io lirico, giusto? Esempio, io vedo. L'interlocutore poetico, quell'anche tu. Abbiamo all'inizio un punto di vista soggettivo personale, poi abbiamo un allargarsi ad un altro e infine un'ottica più ampia, un'ottica universale che riguarda tutti quanti gli uomini, no? Soprattutto negli ultimi tre versi della poesia, o due versi meglio della poesia, ma anche tre, perché quel ci è dato sapere, anche quel ci è dato sapere, allarga tutto quanto, la riflessione a tutta quanta l'umanità. Noi come uomini, insomma, non possiamo conoscere interamente la felicità, perché come creature umane non siamo destinati a conoscerla. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.